700 pullman tra sabato e domenica in città, tutto esaurito per le strutture alberghiere e B&B. L'albero di Piazza Portanova è elemento di grande richiamo di questo fine settimana. A quasi un mese dall'inaugurazione delle luci d'artista, l'evento del Comune di Salerno fa registrare presenze e numeri che vanno anche oltre quelli attesi. Risultati più che positivi per una città fruibile per tutti, con una variegata promozione culturale ed artistica. Le nuove installazioni affidate quest'anno alla Blanchère hanno incuriosito ancor più delle passate edizioni anche quanti avevano già più volte ammirato il percorso delle luminarie. Tante spettacolari novità nelle opere e negli allestimenti rispetto alle precedenti edizioni, un rinnovamento che continua a conquistare l'ammirazione di milioni di persone che negli anni passati hanno vissuto l'evento, che ritorneranno a Salerno, e nuovi visitatori che fino al prossimo 20 gennaio per la prima volta scopriranno le luci d'artista. Una scelta, quella del percorso delle luci, che consolida, ha detto stamane il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, la crescita turistica della città con un notevole indotto economico per tutti. Credo che quest'anno le cose stiano andando ancora meglio degli anni passati ed è complicato immaginare una cosa del genere, ma così è. Ieri, fra sabato e domenica, 700 pullman prenotati, 400 sabato e 300 domenico, viceversa, il che non cambia molto, che hanno trasportato turisti che hanno onorato con la loro presenza nella nostra città. E qui sono quelli che sono venuti col pullman, poi sono venuti con mezzi propri, col treno, a piedi probabilmente. Quindi voglio dire, la cosa sta andando veramente in un modo assolutamente lusinghiero. Ci sono delle novità da attendersi adesso per il Ponte dell'Immacolata? Noi oggi abbiamo tenuto questa conferenza stampa con l'assessore Loffredo, che ha illustrato gli aspetti delle iniziative relative al commercio. Nei prossimi 2-3 giorni terrò un'altra conferenza stampa per gli aspetti più generalmente afferenti alle iniziative culturali. Come voi sapete, io sono anche assessore alla cultura, tra le varie rogne che mi vengono addosso. Ancora non è definitivamente pronto il programma, perché stiamo aggiungendo sempre altre cose e presumibilmente fra domani e dopodomani avremo un piano chiaro delle iniziative culturali in città, e quindi vi inviteremo, e se vorrete essere così gentili da partecipare sarà utile ascoltarci. La nuova impennata di turisti, di presenze, potrebbe essere dettata anche dal cambio nel montaggio, nelle installazioni. Il passaggio alla Blanchère sicuramente ha portato con sé tutta una serie di polemiche, a chi piacevano, a chi non piacevano. Probabilmente però questo ha destato maggiore curiosità a rivedere le luci di Salerno. Sì, potrebbe anche essere, ma è pur vero che la kermesse va crescendo di anno in anno, perché chi viene a Salerno poi diviene ambasciatore in Italia delle nostre prerogative, e quindi credo che sia una sorta di curva geometrica che crescerà nel corso degli anni, perché man mano che le persone vengono sono soddisfatte, fanno tan tan tan, vengono altre, eccetera eccetera. Noi stiamo arricchendo l'iniziativa con una serie di aspetti formidabili collaterali in quanto a momenti culturali e commerciali, e credo che questa faccia il premio sul grande successo. Io devo ringraziare veramente tutti i consiglieri comunali, gli assessori della mia giunta, segnatamente l'assessore Caramanno per la tenuta dell'igiene pubblica, Mimmo De Maio per la tenuta del traffico, e tutti quanti gli altri, ciascuno dal canto suo, che hanno svolto una funzione assolutamente rilevante. Bene, io credo che abbiamo maturato una capacità importante che spenderemo nei prossimi mesi e nei prossimi anni.